Allora ragazzi, buongiorno. Oggi in questa giornata di fine aprile, un po' ventosa e col tempo un po' incerto, andremo a vedere Sorrento. Come vi ho già detto quando abbiamo nel video della Costiera Amalfitana, Sorrento è il paesino più ad ovest della Costiera Amalfitana e dedichiamo un video apposta perché noi abbiamo preso il nostro albergo Bed and Breakfast a Sant'Agnello, che è un comune a 2 km da Sorrento, appunto conosciuta come la città delle sirene, è ricca di cose da vedere, le vedremo insieme e con calma vi spiegherò tutto. A dopo ragazzi, intanto ci dirigiamo a piedi verso Sorrento. Alle nostre spalle c'è il museo di Correale che è temporaneamente chiuso, è in fase di restauro, peccato perché dentro c'erano 24 sale adibite con reperti archeologici, medievali, insomma ci piaceva andare a fare un giro lì, ma salta il primo step. Da Sant'Agnello c'è stata una camminata piacevole di mezz'oretta, anche se purtroppo non esiste una camminata a lungomare che sarebbe stata bellissima, ma il territorio è molto abusato da alberghi, questo ci dispiace molto. Comunque, ora siamo arrivati a Sorrento, siamo passati dalla parte praticamente nord e andiamo subito a visitare la Marina Piccola. Scesi a Marina Piccola, tanto abbiamo mangiato anche un pezzettino di pizza che avevamo fame e niente, è il porto principale di Sorrento e appunto è più un porto mercantile, nel senso è più un porto per i traghetti agli scafi che vanno all'isola di Capri a Napoli. C'è qualche spiaggetta dal lato di là, c'è qualche spiaggetta qua, però è carino perché si vedono tutti questi grossi hotel costruiti sulla scogliera, che è una cosa abbastanza particolare. Ora risaliamo su a Sorrento, rifacciamo le scale in salita e andiamo nella piazzetta principale, nella via principale di Sorrento. C'è ragazzi, c'è un casino allucinante, siamo a fine aprile, il sole è tornato a splendere, meno male, qua siamo nella piazza principale di Sorrento, si chiama Piazza Torquato Tasso ed è attraversata da Corso Italia, che è il corso principale. Andiamo a fare un bel giretto e ci dirigiamo verso il Duomo. Oh!
passeggiatina nel centro dove la gente cantava ed era allegra, bellissimo. Siamo arrivati al Duomo di Sorrento, dedicato ai santi Filippo e Giacomo. È stato completamente restaurato nel XV secolo e se si può facciamo un giretto dentro, vediamo, facciamo un po' di movimento, perché oggi è domenica, abbiamo pensato dopo, oggi è domenica, per quello che c'è molta gente, andiamo a fare un giretto. La cattedrale, e ora andiamo a... dove andiamo? Abbiamo fatto giro una bellissima cattedrale e ora andiamo a Vallone dei Mulini. Dobbiamo dire che per andare al Vallone dei Mulini basterebbe ripercorrere Corso Italia, ma abbiamo colto l'occasione per andare nella via parallela a Corso Italia, che è via Cesareo. È molto caratteristica, piena di negozietti carini e di ristoranti, ma in questa passeggiata potrete incontrare un edificio di grande importanza, si chiama il Sedil Dominova. E è importante non solo per la storia della città, ma anche perché è il solo superstite degli antichi sedili nobiliari di tutta la Campania, essendo stati distrutti quelli di Napoli. Nel nostro caso era chiuso, come vedete dalle immagini, ma potete trovarlo aperto e è molto interessante. Un posto particolare da vedere, non c'è dei viewpoint particolari, cose particolari, ma aspettavo che c'era qualcosa tipo parco. In realtà è solo da vedere questa profonda fenditura dentro a Sorrento, che pensate risale a 35.000 anni fa, si pensa davvero da un'eruzione dei Campi Flegrei. Veramente è una cosa da fare, sono tanto vicino a Piazza Tasso, venite a vederlo. Ora andiamo nel posto, diciamo, più turistico e più simbolico, cioè andiamo a Marina Grande a vedere il borgo pittoresco. Su, sì, su che ce la facciamo! Siamo fermati a Marina Grande, a un ristorante, guardate che panorama, al mare, a mangiare e tradizionale gnocchi alla sorrentina. E io ho preso lasagna al forno. E seconda abbiamo preso Alice alla griglia, facciamo vedere dopo. Un po' stanchini, però la Nina si è rifocillata e ha dormito un po' sulla panchina, ha detto di non dirlo meno di questo stesso. Uno degli ultimi step che vi possiamo dire da non perdere è la chiesa di San Francesco, che è un complesso qua a Sorrento, dove c'è anche il chiostro, dove siamo adesso noi, e un convento, che adesso vediamo se ci fanno entrare, vi facciamo vedere, perché questo è uno degli edifici più antichi di Sorrento. Benissimo, così aspettiamo la serata e poi ci facciamo una bella.
camminata intensa. Siamo stati bravissimi, abbiamo camminato veramente tanto, però poi in fondo a Corso Italia siamo cascati nel peccato per colpa della Nina. Però in questo bar che si chiama, mi sono scordato, Veneruso, attenzione, guardate qua, 10 euro, non è assolutamente tanto, facciamo uno spuntino, non li mangiamo tutti. Antipasto. Un antipastino che poi andiamo a mangiare e ora ci stiamo veramente godendo Sorrento. Sorrento ti regala anche una bella passeggiata spensierata. Ragazzi, mi intrometto nuovamente in questo video per dirvi, consigliarvi un'altra cosa interessante da fare a Sorrento, perché noi nel nostro tour vicino a Napoli siamo stati 12 giorni e l'ultimo di questi giorni siamo volentieri ritornati a Sorrento, e da un tiepido freddino fine aprile siamo arrivati ad un inizio maggio abbastanza caldo, e quindi siamo andati fino a Capo di Sorrento. Dal centro si trovano circa 40 minuti a piedi, 5 minuti in macchina. Capo di Sorrento ti offre un panorama sulla città molto bello e offre anche i bagni della Regina Giovanna, che sono una bellissima piscina naturale dalle acque turchesi, dove noi siamo stati qualche oretta, e ve la segnaliamo veramente volentieri come altra tappa da fare. Ora, per i saluti finali, vi rimando a noi nel passato. Giornata bellissima a Sorrento, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aiuterà ad integrare il video sulla costiera amalfitana. Se fate un tour della costiera, Sorrento ovviamente non può mancare. Se vi siamo simpatici, iscrivetevi al canale qua dalla mia mano e accendete la campanella, ogni tanto arriverà un nostro video. In descrizione vi linko tutti i video che abbiamo fatto qua vicino a Napoli, vi potranno aiutare per la vostra vacanza campana. Ci vediamo al prossimo video, un bacione da me e dalla Nina, ciao ragazzi, adios!